Nella strategia energetica nazionale è previsto il GNL, ma per l'utilizzo da immissione in rete. In effetti mancava lo sviluppo, l'utilizzo del GNL da poter prendere con autobotte e poter portare in punti tipo distributori stradali, tipo bunker, tipo raccolta industriale. Questo mancava, però il Ministero ha compreso che era qualcosa che dovesse essere implementato e per cui ha istituito un grande tavolo con la concertazione di tutti i ministeri interessati, in particolare Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, varie associazioni, fra cui il CIG, istituti tecnici e associazioni di categoria, proprio per colmare la strategia energetica nazionale per lo sviluppo del GNL anche utilizzato tal quale, quindi non immesso in rete così come è previsto attualmente nei rigassificatori, ma poter essere utilizzato prendendolo caricandolo con autobotte e portandolo a delle singoli utilizzi direttamente nello stato liquido. Qual è lo stato dell'arte in Italia e come si guarda ai modelli degli altri paesi, ad esempio quello degli Stati Uniti? Appunto, lo stato dell'arte si sta cercando di fare delle normative, di vedere cosa manca nelle normative, sia nelle normative di sicurezza e sia nelle normative autorizzative, però ci sono già delle applicazioni, e oggi abbiamo dato proprio l'esempio qui nel forum del CIG, di alcune applicazioni, distributore stradale, c'è stato il primo distributore stradale inaugurato dall'ENI lo scorso mese di aprile a Piacenza, c'è il primo utilizzo di GNL industriale ad opera della Liquigas, ci sono esperienze di autocarri fatti dall'Iveco a GNL, ci sono anche esperienze di autocarri dual fuel, diesel, gas naturale, GNL, quindi ci sono delle esperienze. Attualmente in Italia quindi abbiamo esperienze pionieristiche di alcune aziende, manca un po' tutta l'impalcatura che però sta affrontando in maniera coordinata e coesa con questo grande tavolo che ha istituito il Ministero appunto dello Sviluppo Economico, in cui si dovranno mettere tutti i tasselli che mancano. Ovviamente si cercherà di imparare dalle esperienze, anche dalle esperienze straniere, quindi si farà tesoro di quello che all'estero si sta facendo per costruire una pianificazione anche in Italia adeguata per lo sviluppo del GNL. Qual è l'opportunità del GNL per un paese come l'Italia? L'opportunità è un'opportunità importante sia a carattere ambientale, perché tra l'altro non ci dimentichiamo che di recente è stata varata la direttiva sui carburanti alternativi, che prevede i carburanti nel passaggio, cioè tolto togliere, far sì che nei prossimi anni man mano dovranno scendere i consumi dei carburanti fossili per avere sempre più carburanti alternativi e più puliti, fra cui il GNL ha un ruolo importante e si prevede l'utilizzo del GNL sia per il trasporto marino che per il trasporto pesante. E quindi sicuramente in Italia si deve costruire questo, si sta dando la giusta importanza, si dovrà attuare proprio quello che la stessa direttiva prevede di avere dei distributori per autotrasporto e dei bunkeraggi per alimentare le navi anche in Italia.